Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono King e vi do il mio benvenuto sul mio canale King's Arts. E come letto dal titolo andremo a fare un restauro molto importante di queste Air Jordan 4 Cool Grey del 2019. Andremo a fare un'accurata pulizia, andremo a sverniciare la midsole bianca, andremo a fare una verniciatura nuova e andremo a proteggere con il matte finish. E questa è la descrizione di quello che andremo a fare. Adesso non ci resta che iniziare. Buona visione. Per chi già lo sa o per chi non lo sa ancora, se vi siete appena iscritti al mio canale o se state vedendo questo video per primi che non mi conoscete, come in ogni mio video metto una scarpa da parte. Oggi facciamo questa qua. Prendiamo questa. Prima cosa da fare, la pulizia. Prima andiamo a togliere i lacci, andiamo a togliere la suola interna e diamo una bella ripulita. Andiamo. Molto bene, la scarpa è tornata pulita, profumata e disinfettata. Buono. Ciò che faremo adesso è coprire una parte della tomaia che non andremo a rovinare, perché questa scarpa, oltre che essere molto affezionata alla cliente, è un po' costosa perché non è più disponibile a dettaglio, a retail, e soltanto a RSL, che adesso con questa taglia 40 si aggira intorno ai 200% euro circa. Quindi andremo a coprire la parte sotto, andremo a coprire la gomma qui, il suede, e andremo a coprirla in questo modo. Poi andremo a sverniciare con sverniciatore, spugne abrasive, anche con un pennello, però ci accontentiamo di cotton fioc. A questo punto basta parlare e andiamo. Bene. Mascheratura fatta, adesso possiamo procedere con la sverniciatura usando sverniciatore, cotton fioc e spugne abrasive. Partiamo! Thank you.
Molto bene, la sverniciatura è stata completata, come potete ben vedere. Ci sono volute un bel po' di ore, quasi un giorno, per poterlo fare, perché il bianco era parecchio ostinato da togliere, ma per fortuna ce l'abbiamo fatta. Adesso andremo a mascherare tutta la tomaia, andremo a mascherare la parte sotto, per poi riverniciarla di un bel bianco. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo restauro di queste Air Jordan 4 col grade del 2019. Devo ringraziare la proprietaria per avermi chiamato e per avermi commissionato queste Jordan che a mio parere sono stupende. Poi nella misura 44 non so con che outfit prepararle. Questa è quella ancora da fare e ci vorrà un bel po' di tempo, ma il divertimento è proprio quello. Come si può vedere la differenza tra la vernice nuova e quella ancora da sistemare, che è graffiata, c'è delle crepe e non è proprio bello. E la proprietaria mi ha chiamato appunto per toglierle. Bah, il video è giunto al termine, spero vi sia piaciuto. Aggiungete like se vi è piaciuto, condividetelo con amici, parenti o con chi caspita volete. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Qui è tutto. Io sono King, qui è King Sarts, ci vediamo al prossimo video. Bella!